È finita la partita contro Bergamo 3-0 per la formazione ospite. Siamo alla terza giornata di campionato. Qual è il punto della situazione sia su questa gara che su quello che si è visto fino a questo momento? Appunto, i numeri sono pietosi, perché tre partite, tre sconfitte, 3-0, 3-0, 3-0, quindi è evidente che la situazione è abbastanza seria, diciamo così. Diciamo oggi ho visto una squadra che era una partenza di squadra, diciamo, anche di fronte era una squadra molto organizzata, una delle migliori del campionato, quindi ci poteva stare, no? Una partita così, diciamo. Bisogna stare calmi, bisogna un po' tutti noi riflettere bene su quello che sta accadendo a livello tecnico, ci dobbiamo interrogare un po' su questi percorsi che noi sicuramente non meritiamo come ambiente, come tifosi, come pubblico, anche oggi gente. Anche con tutto il supporto straordinario delle aziende, degli imprenditori che tutti gli anni sostengono questo movimento, questo progetto, penso a tutti quelli che sono tanti anni con noi, penso a lei, penso alla banca, penso all'estero, insomma, tutti quelli che sono ricambiati, che hanno cominciato e hanno fiducia in noi. Quindi è evidente che per me in questo momento è imbarazzante rendere conto a tutti coloro che appunto ci hanno sostenuto in questi anni, tuttora e tutt'oggi e per il futuro, una situazione tecnica e di classifica, di risultati che è indiscutibilmente inaccettabile per una piazza importante come Siena, come il nostro movimento pallavolistico, la nostra storia. Quindi io sono il primo che sito per salutarvi, mi metto nella condizione di analisi, di dire sì, effettivamente mi stiamo facendo un campionato che non è degno di tutto quello che ho detto prima. È evidente che ora a questo punto direi di stare calmi, perché un po' la nostra storia è stata così, noi abbiamo sempre iniziato campionati a grande salita, o meglio una salita la mettevamo noi. Quindi tutti quelli che ci hanno sostenuto devono avere fiducia, non si devono nessuno che ci gravita intorno demoralizzare, perché io, la società e tutti quelli che sono su questa macchina ci stiamo organizzando, ci organizzeremo per correre a ripari sia sotto il profilo tecnico, quindi andremo a capire dove ci sono le carenze che sono sotto gli occhi di tutti, no? Poi, stiamo lavorando per uscire da questa situazione, però la Villas ha una storia molto particolare, molto segnata appunto da alti e bassi, soprattutto da bassi all'inizio, e poi piano piano siamo sempre riusciti, penso all'anno scorso, penso all'anno che abbiamo vinto il campionato, penso al primo anno di Serie A2, insomma sempre partenze molto faticose, siamo, dire un diesel è un eufemismo, diciamo. Quindi io sono convinto che tutto l'ambiente reagirà, io a capo di tutti cercherò in tutte le maniere di risolvere questa situazione che è immeritata, ingiusta, ripeto, per tutti quelli che sono con noi e tutti gli esseri. Abbiamo visto accanto a lei che girarsi intorno sono le parole, ecco, potrebbe essere proprio lui uno dei protagonisti di una fedina futura, del prossimo futuro, magari anche qualcun altro. Sì, io penso che la situazione richieda qualcosa, un correttivo, diciamo così. Dovremmo riflettere, insomma, sulla posizione dell'allenatore, su due o tre giocatori. Sai, allora, vedi, la storia è semplice, no? Perché poi è facile, no? Dall'esterno sentenziare, giudicare, intanto vediamoci poi aprile e maggio, vediamo quello che è successo, no? Perché ora è facile, perché sono tutti bravi a giudicare, no? Quando le cose si mettono storte come in questo momento per noi. Però nessuno si deve dimenticare che la nostra squadra ha fatto la Superlega, ha fatto 5 anni da 2, è arrivata sempre alla semifinale, alla quinta, quindi non è che siamo diventati scemi, non è che è diventato
condizioni, perché sei imbambito, o tu Bertini sei svegliato ora, ha scoperto che te la parla bene. Quindi intanto diamo onore anche a tutto quello che si è fatto e ricordiamoci che un po' di storia della pallavolo italiana in tanti anni si è fatta. Quindi, ma non per me, per quelli che ci lavorano e quelli che comunque hanno reso onore a quello che hanno fatto questi. Quindi sotto il profilo tecnico è evidente che c'è bisogno dei giocatori, perché noi abbiamo impostato la squadra con anche altri giocatori che, questo lo dico, è clamoroso che certi giocatori non vengano a giocare in A2 per scelta dei procuratori, degli allenatori, della federazione, della Lega. Questa è una cosa gravissima, perché noi avevamo nelle nostre trattative giocatori che oggi fanno i quarti, i quinti in A2, fanno la panchina a Trento, fanno la panchina in tante altre squadre. Quindi c'è una politica, questo io è un tema che affronterò anche in Lega, anche in federazione, magari dirò cazzate, non lo so. Però vedere tanti campioni, e noi abbiamo l'esempio di Romanò che ha fatto 2 anni a Siena e ci ha fatto vincere il campionato d'Europa e oggi sono tutti in Aspetta, questo è un aspetto molto importante, perché non è che Siena non voleva comprare e fare una squadra di un livello anche superiore a quello che oggi, con tutto il rispetto per i ragazzi che stanno facendo il massimo. Però ci sono dei limiti tecnici, perché 3-0, 3-0, 3-0 è inutile che si fa tanti ragionamenti, c'è delle problematiche tecniche, ma la società non è che non voleva fare. Ci sono delle situazioni dove i giocatori preferiscono fare i quarti, addirittura i quinti in A1, piuttosto che giocare in una piazza importante come quella di Siena o altre che ci sono in A2, e quindi è evidente che noi ci siamo trovati in una condizione anche di scelta non adeguata probabilmente agli obiettivi che ci avevamo posti noi. Non pensavo certamente di partire in questo 2-0, e non penso sia meglio questi ragazzi che sono comunque straordinari, io veramente si impegnano al massimo, però c'è una situazione che per me è ridicola proprio questo motivo, perché nessuno ha in qualche maniera sostenuto nella mano a un progetto come il nostro, pur essendo disposti a pagare o a prendere giocatori in una piazza importante come questa. L'esempio di Romanò è un esempio clamoroso, un giocatore che è stato 2 anni in A2, ha debuttato all'Europeo e ha fatto vincere l'Europeo lui all'Europeo. Quindi questa è una cosa che io non capisco, poi non lo so, ci sono delle tematiche per me, ragazzi, è un hobby, è un piacere, è un divertimento, è una passione, è un'attività imprenditoriale, ma chi ci gioca e chi lo vive sono altri. Io affitto le ville, vendo le ville, faccio tutta un'altra cosa, sono un imprenditore, cerco di fare il meglio possibile, nonostante la situazione economica, la situazione Covid e tutto quanto. Noi ci siamo rimboccati le mani in tutte le nostre situazioni, mi garantisco anche nel lavoro di grande altro che 3-0 a marzo dell'anno scorso, quindi adesso non lo faccio su questo. Però non capisco gli operatori, quindi gli stessi procuratori, gli stessi tecnici, come non possono prendere atto che ci sono grandi campioni in Italia che sono tenuti in panchina o nascosti e che non hanno risalto, quando noi avremmo la possibilità di dare un grande spazio, una grande possibilità a giocatori che attualmente si accontentano di portare le bottiglie all'allenatore di super squadre che ci sono in Superlega. Noi siamo la squadra che abbiamo fatto la Superlega, noi abbiamo un palazzetto che tiene 5.000 persone che possono ancora tornare a tifare la squadra e a dare le soddisfazioni anche a chi ci gioca, piuttosto che stare in ambienti tra l'altro che credo non so superiori a quelli di Siena, dell'Ermalilla, secondo il movimento tecnico che abbiamo costruito. Se può bilanciarsi, siamo ancora a caldo, certo. Di questa tranquilla, io ti dico tutto. Ha detto, non voglio parlare mai quest'anno. Vorremmo oggi rivedere anche lo staff tecnico, ha nominato anche l'allenatore, quindi che cosa intende, se ci sta puntando anche per settimana. Adesso Parodi non ha risposto precisamente. No, ti rispondo. Guarda, Parodi ci abbiamo parlato, è qui che fa gli allenamenti, è la scelta che deve fare lui, capire se la sente di questo progetto. Si è parlato stasera? È stata la prima partita con me, tipo il 3-7, quindi si è parlato, una persona che è andata gradevole, molto intelligente, molto veloce, insomma ha vinto la scudetta, ha fatto la Siena, ci sono stati grandi campioni, ragazzi, tecnici sono stati, e lui lo sa, è qui perché gli piace, è uno di quelli che forse un altro, non gli piace fare il quarto, il quinto, non ha uno, come dicevo prima. Quindi lui è la soluzione che poi va pagata insieme all'allenatore. Parodi per me è un giocatore
può essere d'aiuto, un giocatore tecnicamente importante, sa ricevere, sa... Forse a questa squadra gli manca anche il leader, un giocatore che sappia nei momenti difficili dare equilibri, dare... Abbiamo preso un giocatore russo, già sotto contratto, aspetta solamente che arrivi, importante, cioè, chi è? Senti, guarda, ma il nome non lo ricordo, poi lo diranno, ma è già stato firmato il contratto, ci sono problemi di visto, sapete quando era col Covid ci sono giocatori che erano in corso con Nelly, c'è solo da capire quando viene, come viene, se viene, per me è chiusa l'operazione, solo che oggi i transfer, i visti, non lo so, ci sono dei problemi. È un posto 4 o uno posto? Sì, è un posto 4, un giocatore di palla alta, può essere. Vedi, oggi Trento ha vinto Perugia. Con Perugia, e ho visto un po' di partita, gioca un Micheletto, la via e assiste. Cacciatori alla fine, no? Sì. E anche noi alla fine si gioca, quindi tutto, poi se gli opposti ci sono, ragazzi, ce l'hai, ci sta. Perché a parte uno dei più in difficoltà o quello? No, quello fa il suo, è un giocatore, gioca quando può giocare, quando non gioca male lo tolgo, non lo so, queste non sono scelte mie. Io prendo, si va a prendere quello che c'è buono su me.